Anche questa volta, ragazzi miei, siamo in Oriente, quel favoloso Oriente dove ogni casa è un enorme palazzo con decorazioni di oro zecchino, pavimenti d'argento e colonne incrostate di pietre preziose. In un paese dunque d'Oriente viveva, come spesso accade, un pover'uomo che, ironia della sorte, si chiamava niente meno che Ali Baba. Ali Baba è il nome di un uomo ricchissimo, ma in questo caso il nostro Ali era nei guai dalla mattina alla sera. Aveva però un fratello ricco, Nadir, ma più ricchi si è, tanto più avari si diventa, e Nadir non era certo un'eccezione. Ali Baba perciò non gli chiedeva mai aiuto e cercava di andare avanti come meglio poteva. Faceva di tutto. E un giorno che se ne stava nel bosco ai piedi di una montagna a far legna, udì a un certo punto un gran galoppo di cavalli che si avvicinava. Senza sapere perché, si nascose dietro una pianta e di lì a poco... un momento compagni! Calma! È il giorno della spartizione del bottino. Certo! Fate silenzio e lasciatemi dire le parole magiche. Ehi bui, ehi ma! Ehi bui, ehi ma! Apriti sesamo! Straordinario, ragazzi miei. A quelle parole misteriose la montagna si era aperta, lasciando un passaggio entro cui erano scomparsi tutti quegli uomini. Poco dopo ricomparvero, rimontarono a cavallo e il capo urlò. Chiuditi sesamo! Ehi bui! Ehi ma! E così come si era aperta, la montagna si rinchiuse. Tutti quegli uomini che erano poi banditi si allontanarono. Ali Baba, che tremava come una foglia, non si decideva a uscire dal suo nascondiglio. Poi, alla fine, con mille precauzioni, si avvicinò a quel punto magico della montagna e con un filo di voce provò a dire. Ehi, Bul! Ehi, ma! Apriti! Sesamo! Mille sultani e gran visir, quanto oro, quante monete, c'è da diventare matti, ma dove la metto tutta questa roba? Ci vorrebbero 10, 20 carri, intanto mi riempio le tasche, finalmente, ora sì che potrò vivere davvero, signore. E il nostro Ali cominciò a riempirsi le tasche, la camicia e il cappello di monete d'oro e di pietre preziose. Poi, pronunciate le parole misteriose e rinchiusesi la montagna, corse a casa. Da quel giorno le cose cambiarono completamente. Ali divenne un vero signore, ma, non dimentico di tutte le sofferenze passate, non trascurò mai di aiutare quanti poveri gli si presentavano. Ogni qualvolta ne aveva bisogno, di notte, si recava alla montagna e faceva rifornimento. Continuò così per un bel pezzo, sino al giorno cioè in cui suo fratello, ingelosito per quell'improvvisa ricchezza, non decise una sera di seguirlo. Assisté con occhi spalancati all'apertura magica della montagna, ricordò le parole e non appena lì se ne fu andato, pronunciò la formula misteriosa e dopo pochi minuti era nella caverna a rotolarsi nell'oro. Non aveva orecchie che per il tintinnio di tutte quelle monete e non si avvide perciò che erano entrati banditi che, in silenzio, stavano osservandolo. Perciò, quando alzò la testa, restò di sasso. Ce la farai da solo a portar via tutto? Ma io? Ah, non ne sei sicuro? E allora perché tanta fatica per niente? Meglio rinunciare. No, io non voglio.
Non voglio, quest'oro è mio, meglio morire piuttosto che lasciarlo. Ti accontentiamo subito. Trascinatelo in fondo alla caverna e andiamo, perché potrebbe venire qualcheduno. Figuratevi come rimase lì quando, tornato alla caverna, trovò il cadavere del fratello. Pianse tutte le sue lacrime, lo portò in città e lo seppellì. E tutto sarebbe finito qui se i banditi non fossero tornati dopo pochi giorni alla caverna e, non vedendo più il corpo di Nadir, cominciarono a preoccuparsi. Allora, non era il solo a conoscere il nostro segreto. Deve essercene almeno un altro. Ah, ma noi non riusciremo, capo, mai, mai a saperlo. È semplicissimo, invece. Chiederemo chi è stato seppellito 3 giorni fa e sapremo così chi si è incaricato di questi funerali. I banditi non persero tempo e misero subito in atto il loro piano. Travestiti da mercanti, cominciarono a girare per la città e non tardarono a sapere che era stato Ali Baba a far seppellire il fratello Nadir. Non solo, ma che Ali, da povero, in pochissimo tempo era diventato uno dei più ricchi uomini del paese. Ora, compagni, sappiamo chi è l'altro che conosce il nostro segreto. Ali Baba. Lui! Dovremo farlo scomparire per sempre, ma bisognerà agire con la massima cautela. Certo, certo. E allora faremo così. Io mi fingerò un mercante d'olio e busserò alla sua porta, mentre voi vi nasconderete dentro dei grossi recipienti che saranno caricati su dei muli. Benissimo. Al momento buono uscirete e sistemeremo ogni cosa. Bene! Capito? Via, scomparite! Certo. Chi sarà mai a quest'ora? Chi è che bussa alla porta di Ali Baba? Un mercante d'olio. È molto tardi e vorrei chiedervi ospitalità per me e i miei muli. So che siete molto munifico e caritatevole. Certo, certo, amico. La mia casa è sempre aperta. Un momento solo e sono da te. Ecco, entra, entra pure. Accomodati mentre vado a destare mia moglie perché prepari qualche cosa per ristorarti. Avrai fame, immagino. Non vorrei arrecarti troppo disturbo. Oh, niente affatto, niente affatto. Tu sei il mio ospite gradito. Intanto puoi far entrare le tue bestie nel mio cortile. Capo, ebbene, tutto magnificamente. Attendete segnale. Sei un mercante, mi dicevi. D'olio, e porto con me un po' della mia mercanzia che vorrei vendere domani al mercato. Bene, vuoi del vino? Beviamo, beviamo. È ottimo, sai, a te, ai tuoi affari, e che siano sempre prosperi, sempre! Al tuo benessere eterno, Ali. Di vino, almeno Ali, ne beve parecchio. Il bandito invece mangiò con grande appetito e la moglie di Ali fu costretta più volte a scendere in cantina quando, attraversando per la terza volta il cortile, ebbe la strana sensazione di sentire un bisbiglio proveniente dai recipienti caricati sui muli. Fece finta di tornare a casa e si mise ad ascoltare. Tra poco dovremo uscire. Non appena il capo ci darà il segnale. Fate silenzio! Fate silenzio che può tornare indietro la donna! La moglie di Ali comprese ogni cosa, ma non si perse d'animo.
Tornata in cucina, mise a bollire dell'olio in un gran pentolone e poi, aiutata da una serva, ne versò in ogni gerla con il risultato che potete ben immaginare. Tutti i banditi nascosti morirono lessati all'olio. Restava però il capo, che intanto cominciava di già a pensare che fosse tempo di agire, quando ecco entrare la moglie di Ali vestita con grandi veli. Ali, Ali mio caro, in onore dell'ospite vorrei danzare se me lo permetti. Certo, certo, moglie mia! È un'attenzione squisita che spero il nostro amico mercante gradirà. Danza, danza pure! Rallegraci la vista e sollevaci lo spirito! La donna cominciò con movenze leggere a muoversi al ritmo di un gong vibrato da un'ancella. Traeva e nascondeva a tratti un pugnale, s'avvicinava ai due uomini come per colpirli e poi si ritraeva. Ad un certo momento vibrò un colpo da lì che ebbe proprio paura. Vibrò il colpo senza colpirlo, si intende. E poco dopo fu la volta dell'ospite che, tranquillo, si divertiva a quello spettacolo davvero imprevisto. Si trovò, senza accorgersene, il pugnale piantato nel cuore. E così tutti i banditi furono sterminati e Ali Baba poté continuare in santa pace a godersi tutte quelle ricchezze di cui ora solo e soltanto lui conosceva il segreto.